Dunque, l'ultima volta appunto avevo concluso il quinto capitolo del Quentin Silmarillion e mi accingevo a cominciare il sesto, che si chiama Feanor e la liberazione di Melkor. Feanor, come ho raccontato le volte precedenti, è il figlio primogenito di Finwë. Ed è poi nella storia un personaggio fra i più importanti perché diciamo è l'eroe antenato degli elfi, nel senso che in ogni cultura c'è un eroe antenato, cioè un personaggio che per la sua sapienza, il suo ardimento, le sue capacità compie delle grandi imprese e nello stesso tempo fornisce ai suoi successori conoscenze, arti che vengono tramandate, no? Cioè, per esempio, l'arte di coltivare la terra, adesso non mi ricordo, non sono sicuro, nella mitologia greca, no? Eroi che non erano semplicemente appunto eroi di guerra, ma eroi anche civili, sociali, culturali, no? Mi sembra che Tritolemo, re Tritolemo, fu il primo a scoprire e a diffondere la coltivazione della terra, no? Di conseguenza è l'eroe che dà agli uomini la capacità di coltivare la terra. Prometeo è invece quel tipo di eroe che però non è semplicemente eroe perché appartiene alla stirpe dei titani, quindi è a suo modo una divinità, un immortale, anche se non è un dio olimpio, e comunque possiamo definirlo un eroe a metà strada fra il mondo degli dei e quello degli uomini. Anche perché appunto non vive nell'Olimpo, ma viene anche lui dal mondo sotterraneo. Sotto questo punto, poi vorrei anche fare una piccola precisazione. Prometeo che fornisce agli uomini il segreto del fuoco, no? Cioè, prima di lui, gli uomini non conoscono il fuoco nella più lontana preistoria, arriva lui e gli fornisce il segreto del fuoco, no? Con grande disapprovazione e condanna di Zeus che lo incatena alla montagna del Caucaso per aver preso, cioè per aver divulgato agli uomini il segreto del fuoco ed avendogli dato l'inizio della civiltà, no? Mentre Zeus addirittura non solo voleva che restassero selvaggi, ma addirittura, secondo certe versioni, meditava di sterminare l'umanità e sostituirla con un'altra specie, migliore secondo la sua ottica. Allora, Feanor, appunto, poi la precisazione era, vedete che gli eroi civilizzatori non necessariamente vengono dal cielo, come vorrebbe sostenere Mauro Biglino, ma a volte vengono invece da altre parti, da oltre il mare oppure dal mondo sotterraneo, non è necessario che vengano dal cielo. Cioè non c'è quest'idea fissa nell'umanità. Non è vero che tutte le tradizioni dicono la stessa cosa, dicono cose diverse, un po' variate, no? Comunque, Feanor, che neanche lui viene dal cielo, ma è un essere di questa terra, anche se di un tipo particolare, è l'eroe civilizzatore degli elfi, perché vedremo che appunto la sua abilità nelle arti, nelle scienze, cioè scienze fra virgolette, no? Sono ovviamente scienze non come le intendiamo noi, ma scienze che sconfinano con la magia, possiamo dire una forma di alchimia. Insegnerà agli elfi, scoprirà e insegnerà agli elfi delle cose molto importanti prima di morire in battaglia, come tutti gli eroi vecchio stile che si rispettino, no? Cioè eroi epici, ecco.
Allora, Fëanor poi è legato, cioè l'alba di Fëanor poi è legata alla liberazione di Melkor, nel senso che la scarcerazione di Melkor poi fa sì che le storie dei due personaggi si intreccino malamente, no? E diventino acerrimi nemici l'uno dell'altro. Allora, cosa succede appunto all'inizio del sesto capitolo? Or dunque, le tre stirpi degli Eddar erano finalmente raccolte in Valinor e Melkor giaceva in catene. Fu quello il meriggio del rame beato. Meriggio sarebbe mattino, no? Pomeriggio, no, non, noi non usiamo più questo termine, è un termine antiquato, no? Ma una volta si diceva meriggio in italiano, meriggio e pomeriggio. Il culmine della sua gloria o il mezzogiorno, ecco, cioè credo che meriggio si intenda proprio cioè quel punto del mattino in cui il punto più alto o culminante del mattino, il culmine della sua gloria e della sua felicità, lungo nel novero degli anni, ma troppo breve a ricordo. In quei giorni gli Eldar crebbero a pienezza di statura fisica e mentale, e i Noldor senza posa progredivano in abilità e sapienza. E i lunghi anni erano riempiti delle loro gioiose fatiche, grazie alle quali molte cose nuove, belle e stupende vennero compiute. Cioè, cos'è che in pratica avviene? No? Cioè, che la civiltà elfica esplode sotto la guida dei Valar, che gli insegnano le cose, cominciano cioè, a progredire enormemente, non solo, ma cominciano poi a scoprire, elaborare delle cose che neanche i Valar avevano concepito, no? Probabilmente perché troppo potenti per accorgersi di determinate cose, troppo grandi, troppo potenti e anche un po' distratti, no? Come abbiamo visto. E di conseguenza, i Noldor diventano ancora più sapienti dei Valar in un certo senso. Dunque, i lunghi anni. Allora, i Noldor per primi concepirono le lettere e Rumil di Tirion fu il nome dell'artefice che per primo immaginò segni atti a registrare discorsi e canti, alcuni fatti per essere incisi in metallo o in pietra, altri per essere tracciati col pennello o la penna. Cioè, noi vediamo che questa civiltà è portata avanti soprattutto dai Noldor che vivono a Tirion. E Tirion diventa, diciamo, la Roma o l'Atene, forse è meglio dire l'Atene, degli Elfi, che elaborano, cioè uno degli Elfi, Rumil, il cui nome fa pensare alla forma araba di romano, no? Perché Rumi significa romano in arabo e Rum è cosiddetta la città di Roma, anche Bizanzio, no? Perché poi gli arabi non facevano tanta distinzione fra i romani e i bizantini, quindi c'è sempre impero romano. Allora, quindi per Rumi intendevo, cioè il Rumistan non era semplicemente l'Italia, era diciamo tutta l'area di influenza romana. Comunque, Rumil, appunto, è questo elfo che per primo inventa la scrittura. Per conoscere l'alfabeto Quenya, elfico, bisogna andare, cioè non c'è nel Silmarillion, bisogna andare nelle appendici del Signore degli Anelli. Lì c'è una versione. Una versione della scrittura elfica, no? Che a vederlo, cioè, sembrerebbe un po' imparentato con, cioè, sembra che si sia ispirato un po' alle rune, ma di più all'alfabeto gotico. Cioè, difficile dire, proprio non conoscendo, non essendo un calligrafo, cioè non sapendo nulla di calligrafia. Di scienza calligrafica, poi non so dirvi le derivazioni,
eventuali dove si è ispirato Tolkien. Comunque, diciamo che appare un po' strano, no? Il fatto, cioè, è una favola, in fin dei conti, e quindi ci sono incongruenze di tutti i tipi, no? Cioè, per esempio, il fatto che in questo mondo si riesca a vivere senza la luce del sole, no? Solo con la luce delle stelle. Uno dice: come fanno le piante a crescere? Come fa la terra a scaldarsi in qualche modo, a rimanere abbastanza calda perché si possa vivere? No? Sono incongruenze che si trovano nelle favole. Un'altra incongruenza è: ma a che cosa serve a un popolo di immortali la scrittura? Dato che la scrittura noi uomini l'abbiamo inventata proprio perché siamo mortali e avevamo il bisogno di trasmettere alle generazioni successive scritti che altrimenti rischiavano di andare perduti, no? Testi che altrimenti rischiavano di andare perduti non appena la tradizione orale si interrompeva, no? Come è successo per esempio ai druidi che si trasmettevano tutta voce, di conseguenza tutto il loro sapere purtroppo è andato perduto, no? Perché non abbiamo testi druidici, anche se abbiamo cioè, qualche cosa lo scrivevano, no? Nel senso cose che comunque non riguardavano la conoscenza sapienziale dei druidi, no? E uno dice: ma cosa gli serviva? Cioè, se la gente non invecchiava, non moriva, era sempre lì pronta a trasmettere, cioè era un popolo di libri viventi, potremmo dire, quindi non c'era nessun bisogno di scrittura, a meno che non si trattasse di mandare una lettera, ecco, ma ecco, forse a quello scopo là, ma per conservare i testi, insomma, non sembra molto credibile la cosa. Forse se Tolkien si fosse più, cioè, avesse provato a immaginare un po' meglio la vita degli elfi, perché rimane sempre abbastanza sulla strada. Cioè, per esempio, gli elfi coltivano la terra o non ne hanno bisogno? Magari grazie alle loro virtù particolari, magico-alchemiche, erano in grado di far dare alla terra frutti spontaneamente senza doverla coltivare. Questo non lo specifica mai, no? Cioè ci fa capire che gli elfi, anche loro, almeno una fase della loro storia, avevano delle città come noi, avevano una civiltà, non si limitavano a vivere cacciando nei boschi, a vivere insomma come degli animali selvaggi un po', possiamo dire, ma che avevano una civiltà organizzata, no? Però Tolkien non si attarda più di tanto, si attarda su tantissimi particolari, magari irrilevanti, però non so, io l'ho sempre sentita molto questa mancanza in Tolkien, perché sarà perché a me piace vedere descritta proprio la vita concreta degli altri popoli, delle altre specie, cioè quando leggo un romanzo di fantascienza mi piace che se ci sono gli alieni, vengano descritti anche nel loro vivere quotidiano per poterli immaginare proprio nel fare le cose. Invece, in Tolkien, insomma, vengono definiti solo certi aspetti degli elfi o dei nani o di altra specie, sono solo gli hobbit che vengono descritti più concretamente nel loro vivere quotidiano. Gli elfi, invece, purtroppo, no. Dunque, in quell'epoca nacque nel Damar, nella casa del re Atirion, sulla cima di Tuna, il primogenito dei figli di Finwë e di essi il più amato. Curfinwë fu il suo nome, ancorché sua madre lo chiamasse Feanor, spirito di fuoco, e come tale è ricordato in tutti i racconti dei Noldor. Allora, cosa succede? In soldoni, senza che io stia a leggere tutto il brano. Allora, Finwë ha sposato Miriel Serinde. Serinde è il suo soprannome, no? Perché era una brava tessitrice. Notare l'etimologia del termine con l'italiano serico, che significa di seta, no? Cioè che riguarda la seta. E lì potrebbe esserci una de derivazione. Comunque Serinde era una grande tessitrice. Però quando partorisce Feanor,
il parto è molto travagliato. E qui devo chiudere, arrivederci.